Ciao ragazze, allora oggi nuovo video tutorial. Ho deciso di riprodurvi il trucco che vi ho postato giorni fa su Facebook. Vi è piaciuto a tante 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 di voi. Tra l'altro l'ha anche ripostato su Instagram la Splash Cosmetics. Sono rimasta contentissima, è una grandissima soddisfazione per me. Il trucco è questo qui che mi vedete, è molto molto semplice da realizzare, non vi spaventate, non è niente di eclatante. E diciamo la particolarità è questa riga di eyeliner importante, questa palpebra mobile glitterosa con l'oro, le ciglia finte e questo rossetto bello dark, bello gaiardo. Questo colore è molto molto particolare. Ovviamente io ho scelto di abbinarci questo rossetto qui, ma voi potete abbinarci insomma quello, il colore che preferite. Vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base perché nel tutorial non ve li ho mostrati. Semplicemente perché, come sapete, io vi faccio vedere insomma l'occhio e il resto del viso. Allora, per la base ho utilizzato due prodotti della Liollo che ho visto un pochettino su Amazon, ma sinceramente costano un botto. E se non riuscite a reperirli tramite eBay con qualche asta, che li pagate un pochettino di meno, come fa anche Camilla Milanesi, io non vi consiglio di acquistarli perché costano veramente uno sproposito. Per quello che li ho pagati io in fiera, beh, è davvero assurdo. Comunque, ho usato questo primer qui. Che serve un primer illuminante e l'ho mescolato con la loro BB Cream. Questa qui è la Super Gold Snail. Infatti, vedete, il viso è bello luminoso, è molto, molto, sono molto buoni questi prodotti, però costano davvero uno sproposito su Amazon. Quindi, se non li trovate a buon prezzo su un'asta, cioè su eBay tramite un'asta, non vi consiglio insomma di acquistarli. Ovviamente, voi per questo trucco potete utilizzare quello che avete, va bene, qualsiasi primer illuminante, qualsiasi BB cream, qualsiasi fondo illuminante, insomma, quello che vi pare, quello che vi pare. E l'ho steso con il buffing brush dei Real Techniques e ovviamente anche per i pennelli io utilizzo questi pennelli qui perché ce li ho, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di pennello. Poi, come correttore, ho deciso sempre, cioè la base l'ho fatta tutta con prodotti Liol perché li adoro. Vi ho postato anche la foto su Instagram settimana scorsa. E vi faccio vedere questa palettina qua che è stupenda e i correttori sono di una coprenza paurosa. E io ho utilizzato questo correttore qui che è un po' è proprio diciamo il mio colore di pelle e l'ho steso. Come potete vedere è una coprenza assurda e illumina anche pur essendo un correttore compatto, quindi davvero ottimo. Ha un packaging stupenda questa palettina qui, sono contentissima di averla presa al Cosmo Prof per soli 2 euro se non erro, quindi sono super super contenta del mio acquisto. E ho utilizzato questo pennellino qua da correttore di questa marca, la Jessie. Se non erro, una ragazza nel tutorial precedente mi ha chiesto il venditore eBay di questi pennelli. Io purtroppo l'ho perso, però questi pennelli si trovano veramente. Ragazzi, scusate, i capelli fanno schifo, lo so. Questi pennelli si trovano veramente in ogni dove. Si trovano su Semidress, si trovano su Buying Coins, su come si chiama? AliExpress, su eBay, insomma dappertutto. E su eBay basta scrivere brush set, vi escono solo e soltanto questi pennelli qui, sia da occhi, viso che quelli lì, insomma da viso, quelli grossi, simil Sigma o Acuro, a vari prezzi. Quindi sta a voi scegliere il venditore che lo vende meno e via discorrendo, però davvero è piena eBay di questi pennelli qui. Io un set da 4 l'ho pagato 4 euro, se non erro, una roba del genere. E quindi vi consiglio perché vi consiglio soprattutto questo pennello perché io lo adoro per il correttore, perché veramente lo stende benissimo e prende proprio, insomma, tutta la parte, mi piace tantissimo. E la cipria, sempre della Liol, ma vi ripeto, voi potete utilizzare qualsiasi tipo di prodotto ed è ha questo packaging qui stupendo, tipo il cuore di Sailor Moon, come si chiamava quel coso? Lo tenevo. Quel cuore di Sailor Moon che si illuminava, la notte era carino. Ed è il 23 Natural Beige.
e praticamente si sposa benissimo con i prodotti che ho utilizzato io perché è proprio lo stesso colore, cioè è davvero un ottimo, ottimo prodotto. Packaging dei prodotti LOL è stupendo. E l'ho stesa sempre con il powder brush dei Real Techniques, insomma, al solito. E niente ragazze, io vi lascio al tutorial, spero che vi piace e sono troppo contenta, insomma, che avete apprezzato, insomma, la luce nuova, che si vedono bene i colori, quindi sicuramente sul mio canale ci saranno più tutorial e nulla, io vi mando un bacione fortissimo, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze. Cosa, vado ad applicare un primer e utilizzo la Love Stage di Essence. E lo applico in questo modo, lasciando libera in pratica la palpebra mobile. Prendo un pennellino piatto, in questo tipo qua, e vado a sfumare verso l'alto, quindi verso l'arcata sopraccigliare, il primer. Ho lasciato libera la palpebra mobile perché dopo andremo ad applicare un altro primer specifico per pigmenti, ombretti minerali, glitter e quant'altro. Adesso vado a prendere dalla palettina Africa di Paola P questo colore qui, che è il più chiaro, e lo vado ad applicare su tutta l'arcata sopraccigliare. Utilizzo un classico pennellino d'ombretto. Ok, adesso vado a prendere la palettina di BH Cosmetics e da questa vado a prendere questo color caramello qui e lo vado a sfumare nella piega dell'occhio. Utilizzo un pennellino da sfumatura di questo tipo. Prendiamo un altro po' di prodotto e lo vado sempre a sfumare nella piega. Non creare, diciamo, questo sacco di colore tra il color caramello e il beige, sempre dalla palettina di BH Cosmetics, la It's Judy Time, vado a prendere questo beigeolino qui e lo vado a sfumare tra il panna di Paola P e il color caramello. Adesso vado a prendere questo primer qui della Splash Cosmetics, però potete utilizzare anche quello lì di Essence per pigmenti. Io utilizzo questo qui per comodità perché porta l'applicatorino a tipo gloss e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. L'unica pecca, diciamo, di questi primer qui è che bisogna aspettare, scusate, bisogna aspettare un pochettino che si asciuga perché sennò non rende bene. Una volta asciugato, poi potete, insomma, iniziare a lavorare il prodotto.
Allora, una volta asciugato il primer, vado a prendere questo ombrettino qui della Liol ed è il Liol Dollish Eyeshadow, l'11 Gold. Questo qui l'ho preso al Cosmoprof, non so se lo potete reperire, però va bene qualsiasi tipo di pigmento, oro, color champagne, insomma quello che avete. Questo è il pigmento, è stupendo come potete vedere. Con un semplice pennellino da ombretto vado a prelevare il prodotto. E lo vado a pressare sopra il primer. Per non creare, diciamo, lo stacco netto, vado a sfumare un pochettino il pigmento verso l'alto. Riprendo la palettina di BH, vado a riprendere il color caramello per andarlo a sfumare e intensificare in questo modo la piega. Ok. Adesso vado a prendere un eyeliner liquido. E vado a tracciare una linea. Questo qui è sempre della Splash Cosmetics, però vi ripeto, potete prendere qualsiasi tipo di eyeliner. Mi avvicino un secondo con lo specchio. Vado a prelevare un tubo di liner per intensificare il nero. Fatto. Nel frattempo che si asciuga l'eyeliner, vado a prendere allora, la matita di Essence, questa qui in gel, queste lì nuove, e vado a sporcare la rima. Tracciando praticamente, vado a sporcare insomma le ciglia inferiori con la matita. Questo modo qua. Poi prendo l'eyeliner in penna, questo qui della P2 che vi ho mostrato già nell'altro tutorial, e vado a tracciare i soliti trattini per intensificare anche le ciglia inferiori. Per correggere, prendo un secondo il pennellino o correttore, vado a correggere. Diciamo se c'è qualche errore, picchiettando il correttore su. Poi vado a prendere una matita burro, la vado a mettere nella rima interna. Poi con il mascara, questo qui della Young Blood, lo vado ad applicare sulle ciglia inferiori. Poi adesso vado ad applicare le ciglia finte e ci vediamo subito dopo.
Ed ecco qui, una volta applicate le ciglia finte, le unite con, diciamo, ho utilizzato questo mascara qui e unito le mie ciglia con quelle lì, insomma, finte. Adesso vado a fare il contouring e utilizzo la terra di Glossip. Questa qui è la 02 Almond. E il pennellino da contouring delle Real Techniques. Una volta fatto il contouring, vado ad applicare questo blush qui della Collection Professional ed è il numero 7 della linea Fard Compatto. Ed è un bellissimo color viola scuro, però una volta applicato è molto molto bello e utilizzo sempre un pennellino delle Real Techniques, questo qui è il Blush Brush. Adesso vado ad applicare questo primer labbra della Studio Makeup, labbra e occhi, su tutte le labbra. Una volta assorbito, vado a prendere questa matita della Collection Professional ed è la Magnetic Purple 20, la matita labbra della Collection, ed è un viola molto molto scuro. E vado a disegnare il contorno delle mie labbra e a riempirle. Una volta riempite le labbra, vado a prendere questo matitone della Splash Cosmetics ed è il Chubby Twist ed è un viola molto molto scuro, tipo quel rossettino di MAC che non mi viene in mente adesso come si chiama, che è quel viola scuro quasi nero. Ecco, il matitone della Splash è identico. Ovviamente potete utilizzare qualsiasi tipo di rossetto, non è che dovete avere per forza il matitone della Splash. E lo vado ad applicare. Questo qui è un finish matte. Ed ecco qua. E nulla ragazze, il look è finito. Io vi mando un bacio forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!